La Russia ha interrotto i raid aerei su Aleppo. La decisione a sorpresa di Mosca anticipa di 2 giorni la tregua di 8 ore prevista per giovedì 20 ottobre proprio per permettere l'attuazione di 6 corridoi umanitari che serviranno all'evacuazione dei civili, degli ammalati e dei feriti. Ma l'obiettivo del Cremlino è anche che i miliziani lascino la città senza incontrare ostacoli. Facciamo appello ai leader dei paesi che possono usare la propria influenza sui gruppi armati presenti nella parte orientale di Aleppo perché convincano i loro comandanti a interrompere le azioni militari e a lasciare la città. I ribelli siriani hanno già fatto però sapere di rifiutare qualsiasi ipotesi di ritiro e promettono di combattere Bashar al-Assad fino alla sua caduta, ma il ministro degli esteri russo insiste. Questo è un gesto di buona volontà, sperando che questa interruzione possa finalmente essere usata per separare i gruppi armati sostenuti ed equipaggiati da Stati Uniti, da alcuni paesi europei, dai paesi della regione e da Jabhat al-Nusra e da altri gruppi simili. Seconda città della Siria dal 2012 Aleppo è divisa in due. I quartieri orientali sono nelle mani dei ribelli, mentre quelli occidentali sono controllati dal regime di Damasco. Da settembre le 250.000 persone che vivono nella zona est subiscono i bombardamenti congiunti del governo siriano e dei suoi alleati russi.